Usciamo da qui. La mappa. Ah, ora l'accendi con la cazzo di torcia. Un po' di gente morta. No, era effettivamente morto quello. Anche questo. Questo no, però. Ma invece lo erano tutti. Devo tornarci con Jill, mi sa. Ah, 29 settembre, abbiamo fatto del nostro meglio, ma non c'è più nulla da fare, la situazione è fuori controllo, il numero delle vittime è altissimo, l'infezione si sta diffondendo più in fretta del previsto, ci siamo arresi, sono barricata qui dentro assieme a quelli che non sono stati contagiati, riusciamo a sentire le urla e le richieste di aiuto che arrivano da fuori, quelle urla, ma non possiamo neanche azzardarci a uscire, sarebbe la fine per tutti noi, non possiamo credere di aver abbandonato i miei... Non posso credere di aver abbandonato i miei pazienti. Sono sicuro che verrò punita perché se non riesco a smettere di tremare, voglio vivere, voglio vivere. Alle 9, dopo aver sentito un elicottero volare sopra di noi, abbiamo iniziato a piangere e ad abbracciarci per la felicità, pensando che si trattasse di una squadra di soccorso, ma non era così. L'elicottero era solo di passaggio. Adesso gli unici rumori che riusciamo a sentire da qui dentro sono i lamenti dei morti che riecheggiano nel corridoio. Non ce la facciamo più, stiamo per impazzire. Dottor Young, Arianna, ma Miranda, Dakota, mi dispiace, sento qualcosa che si avvicina. Aiuto. Proiettili. Comunicati dall'amministrazione, se veramente vietato portare i badge al di fuori della struttura ospedaliera in base alle regole vigenti, il personale è tenuto a lasciare il badge nel proprio armadietto alla fine del proprio turno, prima di lasciare l'ospedale, grazie alla collaborazione. È stata smarrita la chiave della stanza degli armadietti, qualcuno che sembra che qualcuno abbia visto una chiave simile nel cortiletto, fino a quando la chiave non sarà ritrovata, avrà messo a disposizione una chiave di riserva. Si prega di farne richiesta agli uffici di amministrazione. Quindi è chiusa, sì. Quindi dobbiamo andare giù nel corridoio all'infermeria. C'ho il gatto che mi fa cadere l'Xbox. Non volevo fare questo. Cazzo, sono finito. Chiave. Fatto cose che non volevo. Ma dove sono? Ah, sono tornato di qua. Non l'ho ancora sfondata, stranamente.
Anche se è vicino a sfondarla. Se mi dà il salvataggio ho paura. L'ho visto. Mi sono girato per un secondo, però l'ho visto. Salvo di nuovo, ho paura. Oddio, sti stronzi. Questa è la chiave che ho bisogno, sì. Posso anche buttarla. Oddio. Sacchi di merda, oh. Terrore. Ah, che okay, almeno c'è il filmato. Come li han fatti brutti. Trivellare non basta. Cazzo, cazzo. Spero che ce ne fosse solo uno per il momento. Entrambe le porte poi. Questo da dove è spuntato? Staccagli quella cazzo di testa.
cambiato porta da cui sbattere. Avanti comunque. No, per dire, so che sei ancora vivo. Questa non so la combinazione. Granada, arma di nulla, proiettili. Un attimo di calma. Molto felici questi, devo dire. Muori. Sì, morta. Poco a poco finisce le munizioni, eh? Non sembra però. Oddio. Ah, bastato un colpo, almeno con lui. Uccisi. Perfetto. La granata è servita. Ah, eccola qua, l'audiocassetto. Munizioni. Perfetto. Oddio. Oddio. Guarda dietro la porta che non riesco a aprire.
Muori? Ah, finalmente. Avrei potuto evitarla, non spararle, però. Meglio così. Caso che mi inseguisse. Per il momento abbiamo preso tutto di là. Ah no, però ho dimenticato una cosa dal cortile. Stavo dimenticando il cortile. Prima siamo andati di fretta per sbaglio. Ho premuto a caso prima. Ah. Sti cazzi. Guarda che cazzo sto perdendo. Esamina. Riduce il rinculo dello sparo. Giù di là posso saltare giù, mi sa. Devo farlo dopo con Jill. Ok, qui non si passa. Perché devo farlo dopo con Jill da sto lato. Riesco a saltare giù di qua. A quanto pare. E lì salto giù diretto qua. Nulla, non si può fare quello che pensavo. E torniamo indietro, apriamo lì alla sala operatoria e andiamo dentro dal dottore. Ah, ora siete in 30. Abbiamo un corridore qua. Tenendo i colpi. Che cazzo. Pianta rossa. Oh, non c'ho più colpi io, cazzo. Se c'è qualcosa qua dietro, che come cazzo faccio ora? Precato troppe munizioni a uccidere quei stronzi. Oggetti smarriti. Stiamo ricevendo un numero sempre più crescente di segnalazioni di oggetti smarriti dai nostri pazienti. Nel caso in cui vi troviate di fronte a oggetti incustoditi, ricordiamo che è severamente vietato appropriarsene. Vi esortiamo invece a depositarli nella cassaforte della postazione dell'infermiere. Destra 9, 3 sinistra. Ah, munizioni.
Questo lo posso buttare via, quindi perfetto. Un po' di munizioni si sono recuperate, almeno quello. 0, 9 destra, 3 sinistra. Ecco, la cassaforte me la stavo proprio dimenticando totalmente. Fammi mettere questa come scelta rapida, va. Continuo a dimenticarmi, 9 destra, 3 sinistra. Combina. Ah, ma ha caricato anche le munizioni. Quasi potenziata al massimo praticamente. Ora immagino che possiamo tornare da Jill, cioè lì al corridoio, dal dottor. Ah no, bloccato da quel lato, devo per forza passare di qua. Volevo solo sapere che cosa ci facessero quei documenti nel suo ufficio. Lo sai con chi stai parlando? Io sono Natalia Albard, cazzo! Il miglior biologo che un'infermiera che passa le giornate a pulire il piscio possa incontrare. Lo sai? Questo posso buttarlo, perfetto. Allora come danno munizioni su munizioni ora? Cantina verde. Ah, sì, gli ha sparato in testa. Bard è morto. Gli hanno sparato. Merda, è il vaccino. Sto cercando. Beh, cerca meglio. Prova a guardare nel suo PC. Invito per la cena di gala. Egregio dottor Bard. Sono lieto di invitarla alla cena di gala che si terrà presso il Central Hospital il 10 settembre. Sarà un'occasione per scambiarci l'opinione riguardo alla nuova zona medica speciale. Tra gli ospiti vi saranno il sindaco, il capo della polizia e molti altri illustri della nostra comunità. Sarà un onore averla tra gli ospiti, cordiali saluti, nananà. Nate farà in modo che il tuo nuovo farmaco venga approvato a metà agosto, porta i soldi. Abbiamo anche prenotato una suite per il solito festino, ti piacciono le more? No, lo ricorderò Iron. Questo è Nicolai, ma dove vai che sta uccidendo tutti, immagino. Email da Nathan. Nathaniel, scusa. Greg, so che stai seguendo le ultime notizie. Questo virus finirà col divorare l'intera nazione. I morti si riverseranno su Washington DC come un fiume in pieno. Sei in pericolo, sei sempre stato un caro amico per me e voglio offrirti una possibilità di salvezza. Sono in possesso di una sola dose del vaccino per il virus, il sacco grale, e non lo tengo per me o per la mia famiglia o per le amanti. No, Greg, voglio darlo a te. So meglio di chiunque altro che quanto tu sia il futuro del nostro paese, ma se lo vuoi, Greg, dovrai prima tirarmi fuori da questo inferno adesso. E senza che la Umbrella lo scopra, fai pressione al Pentagono.
So che hai il potere per farlo, vedi se riescono a inviare una squadra di soccorso senza coinvolgere la UBCS. Come si dice, una mano lava l'altra, in memoria di tutti quei festini che abbiamo fatto insieme, ma ti prego, fa presto, non ho molto più tempo. Qui è il capo del BRC, Nathaniel Bart. 29 settembre, ore 23. Sono consapevole di non avere più tempo. Spero davvero che questa registrazione porti a galla la verità e che il mio onore possa essere in parte riabilitato. L'incubo di Raccoon City è iniziato con la diffusione di un'arma biologica nota come Virus D. A crearlo è stata l'azienda per cui lavoro, la Umbrella Corporation. E ha ordinato al mio team di sviluppare un vaccino e ci siamo riusciti. Ora, alcuni campioni sono qui nel mio ufficio e il resto è nella struttura sotterranea. Ma quegli stronzi dei piani alti vogliono distruggerlo. Non vogliono si sappia cosa hanno creato. E per questo stanno eliminando ogni prova dell'esistenza del virus. Non sono un idiota. So che non mi lasceranno. Mio Dio, Jill lo sapeva. E si è fidata di me. Serviva un pugno per aprire la porta. Sarà qui. Inventario pieno, che cazzo fai? Da questo. Ok, Jill. Sto arrivando. Sì, l'ho trovato. Ottimo, ti raggiungo. Sta attento. Ah, certo. Ma hai visto dove siamo? Sarà un miracolo se riesco ad arrivare tutto intero. Aprilo, Dio Cristo. Che cazzo se n'è andato? Quello giù là non so come arrivarci, penso che dovrò farlo con Jill dopo. E rimani ci morto. Che cazzo è successo? Attenzione cittadini, la rapida diffusione dell'infezione è diventata incontenibile. Il 1 ottobre Raccoon City verrà distrutta da un attacco missilistico. Tutti i sopravvissuti devono evacuare immediatamente la città. Non è un'esercitazione. Attenzione cittadini. Merda, ma è domani. In città c'è ancora gente.
Credi che alla Zosem gliene freghi? Cazzo, ecco che arrivano. Tu rimani qui. Ci penso io. Meglio prepararsi. Ho l'impressione che non sarà facile.